Salve a tutti amici e benvenuti ad una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Quest'oggi voglio dedicarmi più alla scoperta dei borghi abbandonati e un pochino meno al paranormale. Quindi adesso vedremo due borghi abbandonati, non so se facciamo un tempo a vedere anche il terzo, però volevo venire qui anche per un sopralluogo. Partiremo da qui, in località Camperano. Si chiama così perché ci portavano i lebbrosi, così si dice, e il prete disse, bah, Camperano oppure no? E da qui il nome Camperano. Quindi già quel luogo potrebbe essere pieno di energia, ma noi da qui partiremo per andare ad un altro borgo abbandonato che sta ad un'ora di camminata da qui. Ma intanto andiamo a vedere. Per arrivare a Vispereglia, partendo da Camperano, ci vuole circa un'ora di camminata. Pare che stiano cercando di sistemare la strada per arrivare, e questo perché recentemente il borgo abbandonato di Vispereglia ha partecipato al progetto comunale delle case ad un euro. In Garfagnana, ma in Italia più in generale, è pieno di borghi abbandonati sulle colline e sulle montagne. Le persone si sono progressivamente trasferite nelle città e nei luoghi più vicini ai centri urbani, lasciando un progressivo spopolamento sulle aree montane. Il percorso che sto facendo a piedi è abbastanza stretto e non asfaltato. Attualmente solo i 4x4 sono in grado di arrivare fin lassù. Questo a riprova di quello che dicevo, la strada porterà lassù in cima, ma la stanno rifacendo e qua stanno anche sistemando la frana. Quindi per via immagino che sia il progetto di case a un euro di questo comune, loro vogliono riuscire a ripopolare questi borghi abbandonati. E infatti ci stanno portando anche la corrente elettrica, vedo. Eccoci arrivati, diamo un'occhiata a ciò che rimane. Questi sono gli interruttori della luce. Allora, l'unico posto dove voglio provare a lasciare il ghost radar è qua, l'antico lavatoio. Qui ci venivano a lavare vestiti, quindi lo lascio qui. Chiunque voglia lasciare un messaggio può usare questo strumento. Parlatemi del posto, quello che facevate. Allora, hanno detto Leon di flusso. Di flusso. E qui c'è scritto 1960. Quindi sicuramente negli anni 60 ci abitavano. E infatti anche l'interruttore che abbiamo visto risale agli anni 60. Ok, vediamo intanto
il posto. Ha la bellissima vista sulla Pania e anche sugli altri monti qua e anche qua. Era veramente bello il posto. E qua stanno provando a ripopolarlo, ma sarà dura perché la strada per venire qui è molto molto in salita, stretta. Vedremo se poi l'asfalteranno, vedremo. Questo è un video a testimonianza del 2021. Vedremo in futuro se riusciranno a trasformarlo e a farlo riabitare di nuovo. Magari case a vacanza, però devono veramente sistemare la strada prima. Questa è la parte finale dell'antico borgo. Qua la vista è ancora più bella. Peccato per il sole. E quello è il Monte Forato. Il borgo è sicuramente abbandonato da più di 50 anni. All'epoca si riusciva a vivere in questi luoghi isolati grazie all'economia locale. Con il tempo, però, si è reso sempre più necessario recarsi nelle città e nei luoghi di lavoro sempre più industrializzati. Ho trovato pochissime informazioni su questo posto. Chissà quali storie sono avvenute qui. Chissà se c'è qualche presenza legata a questi ruderi. Allora, mi si sta scaricando la videocamera, quindi devo usare anche lo smartphone per riprendere. Quindi se sentite un cambio di microfono è per quello. Allora, andiamo a vedere che cosa hanno detto. Vediamo un po'. Allora, di flusso. Leon, ingegnere, fuoco, sede, scale, stato, tutto, punto, attenzione, raccogliere. Attenzione, fuoco. Allora, non credo che sia andato a fuoco questo posto. Non so. Bene, adesso riprendo il sentiero che mi riporterà all'auto perché si sta facendo un po' tardi. Volevo essere giù prima di buio. Quindi, posto molto, molto interessante. Vi direi molto tranquillo dal punto di vista energetico. Posto molto bello, con una vista spettacolare. Il posto mi è sembrato estremamente tranquillo. Inoltre, non ho trovato tracce di rituali satanici o cose simili, come invece spesso vedo in altri posti abbandonati. Purtroppo, non sono riuscito a raggiungere l'altro borgo abbandonato, ma chissà, forse un giorno tornerò e andrò a visitare anche quello. Ci vediamo al prossimo video, gente!